Bentornati a un nuovo appuntamento con Buongiorno Verona. Siamo in diretta per parlare insieme del tema del giorno di oggi. Oggi parliamo di un argomento abbastanza delicato, ossia quello riguardante l'inquinamento da PFAS in Veneto e anche in 13 comuni della Bassa Veronese. Si tratta di una vicenda che va avanti da diversi anni, ma di cui è necessario parlare ora sia per fare il punto sulla situazione in vista di un possibile processo ai 15 dirigenti di Miteni, l'azienda di Trissino, considerata la principale responsabile della contaminazione di acqua, ambiente e persone, sia per parlare anche di nuovi studi a riguardo che potrebbero portare a importanti scoperte riguardo, per esempio, la correlazione tra PFAS e sviluppo cognitivo nei bambini, di cui si sta occupando, per esempio, il Teddy Child Study dell'Università di Padova. E allora, per parlare di questo argomento, siamo in collegamento con Laura Facciolo, del comitato Mamme No PFAS. Buongiorno, Laura. Buongiorno a lei, grazie. Allora, dunque, Laura, il 26 aprile in tribunale si deciderà se rinviare a giudizio questi 15 dirigenti e manager di Miteni, che potrebbero dover rispondere di diverse accuse, tra cui avvelenamento delle acque, reati di tipo ambientale e anche bancarotta. Ecco, voi che come comitato avete seguito ovviamente i procedimenti da vicino, ecco, come credete che ci sarà questo maxi processo alla fine? Ne siamo assolutamente convinte, stiamo attendendo con ansia questa data del 26 aprile perché finalmente ci sarà una decisione presa da ANGIP, però abbiamo anche avuto informazioni. 2 giorni fa in Svezia c'è stata una sentenza a favore di cittadini contaminati esattamente come noi, con essere contaminati principalmente poi con l'acqua dell'acquedotto, e il giudice ha dato loro ragione. Quindi partiamo con una, diciamo, con una convinzione in più. Certo. Ecco, come comitato vi siete anche informate su un possibile inquinamento dei campi e quindi degli ortaggi nella zona rossa, se non sbaglio. Ecco, ci spieghi brevemente di cosa si tratta? Allora, sostanzialmente queste sostanze che hanno inizialmente contaminato la matrice acqua, perché come sapete è stata contaminata la falda acquifera, però ovviamente l'acqua poi viene utilizzata anche per irrigare i campi e le nostre colture, anche per abbeverare il bestiame. Quindi da subito c'era stata la nostra preoccupazione nel verificare cosa era successo, perché sappiamo che poi queste sostanze si accumulano, come si accumulano nel nostro corpo, ma si accumulano anche negli altri organismi viventi, che siano animali o vegetali, quindi capire qual era lo stato delle cose dal punto di vista della contaminazione della matrice vegetale e animale. Sono stati fatti degli studi dall'Istituto Zooprofilattico di Padova, degli studi promossi dalla Regione Veneto, però di questi studi c'erano state fornite solo delle informazioni, diciamo, non complete, e abbiamo chiesto di ottenere informazioni complete al 100% per verificare appunto che non solo la presenza di FOA e FOS, che sono le molecole, diciamo, più famose, ma anche di verificare la presenza di catena corta, e per questo era stato fatto il diciamo ricorso al TAR, che abbiamo Certo. vinto. Ecco, infatti, anche questa è una notizia piuttosto importante, ecco. Tra l'altro, tu, Laura, sei della provincia di Padova, insomma, e abiti più o meno nella zona rossa, ecco. Come avete scoperto, voi che l'acqua era contaminata, era stata inquinata e, come è stata gestita la situazione in quel momento? Allora, noi l'abbiamo intuito all'inizio del 2017, purtroppo in ritardo rispetto a quelli che erano stati i primi campanelli d'allarme che erano stati già lanciati da altre persone nelle nostre aree, però abbiamo scoperto solo all'inizio del 2017, cioè quando hanno iniziato il piano di sorveglianza sanitaria nei ragazzi, perché i primi ad essere analizzati, ad entrare in questo screening, sono stati proprio i ragazzi di 14 anni, e questi ragazzi avevano trovato valori altissimi di queste sostanze che per noi erano assolutamente sconosciute. Quindi da lì abbiamo cercato di informarci, di capire cosa stava succedendo, soprattutto di andare a cercare le persone che già dal 2013 stavano cercando di far chiarezza sulla questione, e da lì abbiamo scoperto che in realtà il problema era vastissimo. C'era questa azienda che aveva contaminato per anni la falda, purtroppo non solo la falda, ma
l'acquedotto e anche i fiumi erano stati contaminati. E adesso la situazione com'è? Insomma, si è cercato di fare qualcosa per limitare i danni, ovviamente, immagino di sì. Sì, diciamo che da quando si è mossa la popolazione c'è stata ovviamente maggiore attenzione da parte delle istituzioni sulla questione, quindi a partire dall'ottobre-novembre del 2017 sono state applicate delle doppie filtrazioni su quella che è l'acqua della rete acquedottistica. Doppia filtrazione che permette di abbattere sicuramente a livelli buoni questi PFAS. Si possono anche vedere i dati sul sito analisipfas.it, però non li eliminano completamente, cioè io non ho la certezza che tutto questo venga eliminato perché purtroppo ci si ferma con le analisi che vengono riportate al valore di soglia di 5 nanogrammi litro, però questo è stato dimostrato che provocano effetti nel nostro corpo già a 1 nanogrammi litro. Sì, chiaro. Ecco, in conclusione, adesso alle 12:50 andremo a parlare anche con la dottoressa Scrimin del Teddy Child Study, che insomma mira a capire se è stato intaccato lo sviluppo cognitivo dei bambini che insomma hanno potuto insomma, essere in contatto con i PFAS. Ecco, cosa ne pensi di questo studio? Quanto è importante arrivare in fondo a questa storia? È uno studio importantissimo perché finalmente andiamo a cercare di capire uno degli aspetti dell'impatto sui bambini della nostra area. L'importanza di questo studio è estrema anche perché sulla base dei risultati che ne usciranno saremo in grado di prendere anche delle azioni correttive non, e preventive, migliorare quelle preventive. Quindi speriamo assolutamente, e anzi siamo convinti di riuscire ad aiutare il Dipartimento di Psicologia del Sviluppo dell'Associazione dell'Università di Padova a trovare queste 500 mamme che faranno la differenza. E speriamo di dare una mano anche noi per trovarle con l'intervento di oggi. Noi, Laura, per adesso ti ringraziamo, grazie per essere stata con noi e per averci raccontato appunto qualcosa in più di questo tema così, così importante. Grazie a te e buona giornata. Benissimo, allora vi salutiamo anche noi, vi diamo appuntamento tra poco alle 12:30 con il nostro TG e quindi le notizie principali della mattinata. Grazie per averci seguito e a tra poco. Grazie.